Domani 19 di maggio ci sarà l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per la Ferpi. Alle 11 saremo ricevuti il sindacato locale e nazionale, più le istituzioni, il MISE e l'azienda chiaramente. Ci aspettiamo dall'incontro che vengano segnalati e precisati tutti gli sviluppi per l'acquisto dell'acciaieria elettrica e del nuovo treno a rotaie, e inoltre il programma di lavori che deve essere per lo smantellamento degli impianti, che può dare lavoro alle imprese d'appalto e ai lavoratori. Il nostro obiettivo è di mettere in sicurezza il nuovo forno elettrico, le treno a rotaie e tutti i lavoratori che essendo di novembre rientrano, in modo da stare tutti in solidarietà e dare spazio ai lavoratori e alle imprese per il lavoro. La discussione da fare con il governo è che tutti siamo coperti dagli ammortizzatori finché non avranno una nuova occupazione. Domani sera alle 20 ci sarà l'assemblea di tutti i lavoratori, in modo che siano formati direttamente dal sindacato e non chiaramente dalle chiacchiere o dai fogli dei giornali, ma il sindacato informerà direttamente i lavoratori dello sviluppo della situazione, per poi comunque proseguire su un controllo attivo del sindacato sui lavori che verranno avanti, perché il futuro è presente ma va chiaramente guidato e salvaguardato.